Quanti saranno oggi? È la domanda prevalente dei civitavecchiesi, la prima che parlando con gli altri o con se stessi ci si pone già dalle prime ore del mattino, nell'attesa che arrivi poi il bollettino quotidiano emesso ogni pomeriggio dall'assessorato regionale alla sanità e integrato dalla ASL Roma 4 che specifica la realtà civitavecchiese. Ieri il bollettino ha portato a 50 casi complessivi nella nostra città, ai quali vanno sommati i decessi. Il timore è che il numero delle persone che hanno contratto il Covid-19 sia destinato a salire, vuoi per la forte presenza di persone che hanno circolato nei due focolai individuati alla RSA Madonna del Rosario e al reparto medicina del San Paolo e anche per l'eccessiva presenza di persone in giro fino a 10 giorni fa. È in vigore la nuova ordinanza in tema di contenimento dell'epidemia da Covid-19 firmata dal sindaco tedesco sulla traccia di altre emanate da diversi primi cittadini. Il provvedimento sospende su tutto il territorio comunale l'attività, ogni attività motoria e sportiva svolta all'aperto in luoghi e o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stazionamenti di ogni genere, salvo che la necessità non sia comprovata da apposita certificazione medica. L'ordinanza dispone inoltre che le uscite con i cani a garantire esigenze fisiologiche dell'animale siano effettuate esclusivamente nelle strettissime vicinanze del proprio domicilio residenza e per il tempo limitato e necessario ad espletarle. Violazione alle prescrizioni contenute nell'ordinanza saranno punibili con sanzioni fino a 500 euro. Ultimo giorno oggi della raccolta itinerante del sabato riguardante il conferimento della plastica. Lo ha annunciato ieri sera a Palazzo del Pincio, successivamente ad un invito arrivato al riguardo dal Movimento 5 Stelle. I grillini avevano giustamente giudicato incongruente che si limitasse la circolazione dei cittadini e poi si rischiassero assembramenti al momento di portare i sacchetti nei punti di raccolta. Si attendono disposizioni su come conferire la plastica il sabato dalla prossima settimana. Ha ormai raggiunto il traguardo dei 100.000 euro la sottoscrizione avviata dall'avvocato Fabrizio Lungarini e destinata all'acquisto di apparecchiature e importanti presidi sanitari per l'ospedale San Paolo. I promotori dell'iniziativa decideranno adesso se continuare. Intanto prosegue l'attività del tavolo della solidarietà promosso dalla Fondazione Caricev. Il primo intervento è stato per reperire e donare tute che servono agli operatori sanitari per lavorare in tutta sicurezza e ad acquistare 5.000 guanti usa e getta già consegnati. In via di consegna anche paraocchi e mascherine. È stato poi avviato un servizio tramite la Protezione Civile che risponde al numero 0766-19422. La Croce Rossa in collaborazione con i servizi sociali. Attraverso l'acquisto di alcune tessere prepagate, le persone in difficoltà con l'avallo dei servizi sociali potranno acquistare generi di prima necessità. Ricordiamo che per le donazioni si può effettuare un bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Caricev sull'IBAN IT79B0100 53904 000 000 000 1849, indicando la causale emergenza coronavirus Civitavecchia. La Curva Nord Lazio ha avviato una raccolta fondi per l'acquisto di autorespiratori e mascherine da destinare all'ospedale di Civitavecchia. A rilanciare il messaggio è stato anche il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, che ha invitato alle donazioni per aiutare tutti i medici, gli infermieri e gli specialisti che stanno rischiando la loro vita per salvare la nostra. Alla raccolta fondi hanno già deciso di aderire, oltre al calciatore milanista, anche l'attore Gianfranco Butinar e il cantante Briga. È ormai in scadenza il mandato dell'esecutivo dell'Agraria e non appena la situazione sanitaria lo permetterà è obbligo indire le elezioni, ma sarebbe nel frattempo auspicabile che gli attuali amministratori si occupassero solo dell'ordinaria amministrazione. Lo chiede al termine di una lunga nota il Comitato Usi Civici Civitavecchia che critica duramente la gestione dell'Università Agraria Locale, anche prendendo spunto dall'ultimo documento emesso dall'ente di Viale Baccelli che viene giudicato farneticante. Non è piaciuta alla FILT CGL e all'UGL Mare la nota con la quale la FIT CISL regionale e locale, pur manifestando preoccupazione per le conseguenze dell'emergenza coronavirus nel comparto portuale, esprimeva apprezzamento per quanto sta facendo in questi giorni il presidente dell'Authority Di Maio. FILT CGL e UGL Mare ritengono invece insoddisfacente gli esiti del primo tavolo di crisi straordinario in videoconferenza convocato dal presidente dell'autorità portuale e parlano di totale mancanza di presa di coscienza con la realtà che è ormai sotto gli occhi di tutti.
Continuate a seguirci sui nostri profili social, alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it.